Abbiamo un lavoro da finire, risultati raggiunti, obiettivi futuri. Questo è il claim della campagna elettorale di Lorenzo Sospiri, inaugurata ieri sera in un palabecchio a Pescara gremito, alla presenza di tutti i candidati di Forza Italia alle regionali, dei due candidati di Forza Italia alle europee, ma soprattutto dei principali rappresentanti istituzionali, dall'onorevole Nazario Pagano al presidente della regione uscente Marco Marsiglio, fino al sindaco di Pescara Carlo Masci. Allora il compito di introdurre Sospiri attraverso i risultati raggiunti in questa legislatura. In particolare Masci ha sottolineato le tante opere messe in campo sulla città di Pescara e gli obiettivi raggiunti, uno su tutti, quello della bandiera blu. Pagano, alle tre C che caratterizzano lo spot elettorale di Sospiri, coraggio, competenza e coerenza, ha aggiunto la C della concretezza per la capacità di dare corpo ai tanti progetti a sostegno del territorio. Ed infine Marsiglio che, ricordando le battaglie giovanili fianco a fianco, ha sottolineato l'assoluto valore della figura di Sospiri in questi 5 anni di governo e di come sia importante proseguire un cammino insieme per lo sviluppo di un'intera regione. Quindi l'intervento di Sospiri, che ha tracciato un bilancio della legislatura segnata dalla pandemia, ma che ha comunque portato ad ottenere strenuamente importanti risultati come l'avvio dei lavori al porto di Pescara, l'allungamento della pista dell'aeroporto d'Abruzzo, la rete ospedaliera e il progetto di riqualificazione dell'area di risulta con la realizzazione del nuovo palazzo della regione, il testo unico sulla cultura, il nuovo piano sociale con fondi triplicati, ma ancora molto c'è da fare. Bisognerebbe considerare che questa legislatura ha avuto la metà del tempo a disposizione per la gestione, diciamo, ordinaria di un programma di governo, perché per 2 anni e più, come tutta la nazione, come tutta l'Europa e come tutto il mondo, abbiamo dovuto far fronte all'esigenza pandemica e della ripresa economica. Speriamo che il buon Dio ci dia 5 anni di lavoro ordinario per poter finire il lavoro che abbiamo iniziato, appunto, e lanciare definitivamente la regione Abruzzo verso l'efficacia e l'efficienza che riteniamo di poter dare a questa terra. Che campagna elettorale sarà, anche considerando i competitor? Ma io spero serena, e sui contenuti, che non la pensa come noi avrà tutto il diritto di criticare e di proporre ricette diverse dalla nostra. Noi siamo molto convinti delle nostre idee, del nostro programma, della coalizione, della forza del Presidente Marsiglio e anche di qualche candidato che spingerà più che può.